Bentornati ragazzi sul canale di Storm Player Re, benvenuti signore e signori ragazzi. Oggi vi voglio far vedere un giochino nuovo su cui sono rimasto ragazzi bloccato, nel senso perché mi ha colpito molto, sono rimasto bloccato per un'ora, più di un'ora l'altro giorno. Si chiama Simulatore Destroy It, ragazzi, mi raccomando, se volete prendere nota, cosa si tratta? Di cosa si tratta questo? Cosa tratta questo gioco, ragazzi? Ve lo faccio vedere subito. Allora, laguna sulla spiaggia è il primo livello, livello 1. Quindi, cosa dobbiamo fare noi? Guardate come sta laggando. Un attimino, se mi vogliono, se mi volete far giocare, magari, perché sto saltando e vado a finire nel nulla. Vabbè, comunque si tratta di, ragazzi, come vedete, abbiamo fra le mani un pistolone, un lanciarazzi, ragazzi, perché non mi fa andare? Sta laggando come non mai. Abbiamo un lanciarazzi, ragazzi, cosa dobbiamo fare? Guardate, dobbiamo sparare e cosa succede? Si sfracella tutto quello che c'è intorno, ragazzi, dobbiamo raccogliere questa specie di cubetti bianchi e anche i diamanti. Se ne fanno tanti diamanti, ragazzi, in questo gioco. Come vedete, io ho giocato molto, l'altro giorno sono a livello 10. Come vedete sopra allo schermo, anzi, sono a livello 9, vado per il 10. Cosa facciamo, ragazzi? Spariamo. Spariamo con i nostri lanciarazzi. Io ne ho presi tantissimi, ne ho collezionati tantissimi, li faccio vedere subito. Questo è abbastanza potente, ragazzi. Questo qui in pratica ha, ve lo faccio vedere subito, se noi andiamo qui sulle armi, qui a destra. Anzi, no, ve lo faccio vedere dallo zaino che è più facile. Allora, stiamo utilizzando questo lanciarazzi che è, ragazzi, come vedete sotto, il fuoco rappresenta la potenza, quindi 60 di potenza e 4 sotto l'orologio è il tempo in cui si ricarica per poter sparare di nuovo in pratica. Quindi ogni volta che spariamo, vi faccio vedere, come vedete, si ricarica sotto la barra blu e possiamo risparare. Poi ci sono tante altre armi. Ma perché sto laggando fortissimo? Ad esempio c'è, vi faccio vedere un'altra velocemente, sempre andando qui nello zaino, c'è una, ragazzi, che ha tipo potenza 6, questo qua, lanciatore laser, ha potenza 6, che è nulla confronto al Raygun che ha 60, però ha una ricarica di un secondo, quindi possiamo, ora ve lo faccio vedere, possiamo sparare a ripetizione, però il risultato è praticamente pochi. Ma dai, ma perché fa così oggi? Non posso saltare. Vi faccio vedere. Ok, guardate, spara praticamente ogni secondo. Il problema è che facciamo pochi cubetti di potenza. Perché quando salto, guardate cosa succede. Quando salto oggi. Non ho capito perché, ragazzi. Non ho capito perché. Non posso saltare in pratica. Oggi non posso saltare. Non posso saltare, ragazzi. Comunque dicevo, niente, non posso saltare. Allora, fatemi fare una cosa. Esco un attimo, ragazzi. Non vi dispiacete. E usciamo un attimo. Allora, vi faccio vedere. Questo qui è il gioco. Quindi, Simulatore Destroy It. Ragazzi, ho perso un botto di tempo l'altro giorno. Riproviamo a rientrare. Non so se è la mia connessione che non sta andando tanto bene oggi, probabilmente sì, ci riproviamo a rientrare. Ci riproviamo, siamo qui, vediamo. Attenzione, ragazzi, qui si era buggato un pochino in pratica. Benissimo, allora riprendiamo le nostre armi. Allora, dicevamo, questo qua in pratica spara ogni secondo, quindi è molto per i più incavolati, ragazzi. Se siete troppo incavolati con questo, in pratica vi passa tutto in 2 secondi. Problema che facciamo pochi punti. Poi che succede, ragazzi? Abbiamo questo zaino, ragazzi, questo qua che abbiamo dietro. E a destra, come vedete, c'è sempre in pratica, questo segnale, segnale in pratica che ci fa capire quando si riempie il nostro zaino. Quindi se noi raccogliamo, come vedete, la benzina gialla, diciamo, si alza, il livello si alza fin quando non arriviamo a 70.000, ragazzi, perché noi abbiamo uno zaino di 70.000 perché lo abbiamo sbloccato
Da qui. Zaini, eccolo qua. All'inizio ti danno magari uno piccolino, tipo questo. Poi ti danno quello da 6.000, quello da 2.000. In pratica questi li ho tutti sbloccati. Se volete cambiarli in pratica. Dove si va? Ad esempio, si va su lanciatori. Anzi, no, scusate, ragazzi, non sto dicendo una cavolata. Questo è il nostro equipaggio, quindi se vogliamo cambiare il lanciarazzi, andiamo tipo qui. Che cacchio sto combinando? Andiamo tipo qui e ci scegliamo il lanciatore che vogliamo. Ok, fin qua ci siamo, però possiamo anche sbloccarli da un'altra parte. Allora, una volta comunque che abbiamo riempito, in questo caso non l'abbiamo riempito ancora i 70k, ragazzi, dobbiamo andare qui, ho vendi blocchi e tenere premuto quadrato e come vedete i blocchi che abbiamo sfondato si trasformano in denaro qua a sinistra, ragazzi. Allora, non vi devo spiegare più nulla perché sicuramente avete capito. Vi faccio vedere adesso che ho io. Guardate che cosa c'ho in pratica. C'ho questo fucile da cecchino, raga, che è 120 di danno. In pratica fa un danno impressionante. È 5 secondi per ricaricarlo. Adesso lo proviamo subito. Guardate. Allora, io provo tipo a sparare a un coso di questi. Guardate che succede. I blocchi valgono un botto, ragazzi. Guardate, con un colpo cosa succede? Il bordello. Raga, incredibile. Guardate. Cioè, impressionante. Allora, vi posso garantire che questo gioco vi fa rimanere incollati a Roblox, ve lo giuro, ragazzi. Adesso vi spiego cosa c'è, se c'è qualcos'altro da spiegare. Sì, poi, ad esempio, premendo L1 in questo caso, guardate. C'ho un pacco bomba, li piazzo. Piazzo uno qua, aspettiamo sempre la ricarica. Possiamo utilizzare anche le bombe. Questa cosa si può anche cambiare andando su bombe. Io ne ho sbloccate un po' qui anche. Poi ci sono questi animali domestici, ragazzi. Però non sto ricordando bene come si. Ah, ok, quindi nello zaino noi troviamo tutto in pratica, raga. Quindi è meglio andare nello zaino, è più semplificata la cosa. Quindi lanciatori, poi bomba, ci dà tutta quella che abbiamo sbloccato. E ci dà anche la potenza, come vedete, 1, 3, 14 e 9. E sotto sempre il tempo di ricarica. Poi andando in animali domestici, ragazzi, noi abbiamo soltanto quest'aquila che ci aumenta. Che ci aumenta del 40% la distruzione. Quindi, collezionando anche gli animali, diventiamo anche sempre più forti. Come si fa a collezionare? Guarda questo, mi sta sparando. Come si fa a collezionare animali, ragazzi? Ora, pian piano che sto giocando, mi sto ricordando. Bisogna andare tipo verso queste uova. Queste uova, ad esempio, costano 20 gemme, sono, diciamo, tipo comuni, poi 65 gemme e poi via dicendo. E come vedete lì in fondo, come vedete lì dove ho sparato io, lì ci sono una varietà impressionante di uova. Quindi, collezionando sempre diamanti, possiamo sbloccare altri animali. Adesso vi faccio vedere, magari acquistiamo un diamante di 65. Acquista. Bene. Bene, non ce lo fa acquistare perché. Ah, ok, no, devo andare tipo sopra a un animale. Proviamo. Clicco qua, non mi fa fare niente. Benissimo. Bene, ragazzi. Ok, è stato un piacere. Non mi ha fatto comprare, non so perché. Proviamo ad andare a comprare là. Nel frattempo, spariamo un colpo. Ragazzi, allora, dicevo, vi assicuro che se iniziate a sparare qua su questo gioco non la smettete più perché ieri. O l'altro giorno, non ricordo. Sono stato fisso, fisso, fisso. Allora, 19.000 questi, mamma mia.
Questo 1700, non ce la faccio, questo da 580 gemme, vediamo se da qua ci fa comprare. Sì, raga, da qua ci fa comprare, non capisco perché prima non ci ha fatto comprare, da là. Abbiamo vinto un cervo comune, vabbè all'inizio ci sta ragazzi vincere animali comuni, quindi una volta comprato andiamo sempre qua su animali, ci dà uno qua ad esempio, e poi lo selezioniamo, quindi ok, abbiamo due animali adesso, quindi questo cervo in pratica ci aumenta del 150%, cioè adesso siamo fortissimi in pratica. Ora vi faccio vedere anche tutti i livelli, ecco lo sapevo, quindi questo è il livello 1, mamma mia, quindi in pratica adesso dovrebbero valere anche di più questi, mamma mia. Che ci vuole a riempire qua, raga? Poi livello 3 abbiamo toilette. Come si chiama? Toilette schibidi. Toilette. Guardate qua che danno facciamo con questo cecchino. Ok, in pratica siamo pieni, ragazzi. Quindi una volta dicevo che abbiamo riempito lo zaino, ci andiamo qua, andiamo a trasformare i nostri blocchetti in denaro. Minchia, siamo arrivati a 300k di denaro, ragazzi. Ci sono anche questi altri oggetti da prendere. Però io ce l'ho pieno. Ok, ragazzi, livello 10. Siamo arrivati a livello 10, easy. Let's go. Continuiamo a sparare. Magari cambiamo qualche lanciatore. Ci mettiamo uno bello tosto. Beh, il cecchino è quello che fa più danno, raga. Cecchino è quello che fa più danno. Poi magari il secondo che fa il Raygun questo qua è 60. Quindi il Raygun è al secondo posto. Allora, usiamo un po' il Raygun. Let's go. Non male il Raygun. Questo si ricarica. Che cazzo mi ha sparato? Aiuto. Raygun, dicevo, si ricarica in 4 secondi. Questo è un altro livello. Raga, questo è il livello 5, sbloccato a livello 5, il campo da basket. Qua anche ci si diverte abbastanza perché è bello tipo mettere i regalini qua sotto, guardate. Facciamo danno assicurato. E poi come vedete ci sono anche altri giocatori che giocano sempre, raga. Però probabilmente non spaccano quello che spacco io, ma spaccano solo quello che vedono loro. Cioè in pratica ogni player ha una visuale diversa. Guardate che bello spaccare questi cosi, ad esempio, raga. I fari dello stadio. Tipo spari qua, boom, che succede? Cade tutto. Che bello, guardate. Minchia, siamo già pieni, ragazzi. Siamo già pieni. Quindi andiamo a svuotare. Volendo possiamo comprare anche un nuovo lanciatore, vediamo, con 300.000 più adesso e altri 70.000 che stiamo andando a lasciare. Vediamo cosa succede. Allora, andiamo su lanciatori. Allora, il prossimo è... Minchia, questo è 250k, ragazzi. Ce li abbiamo, sì. Quindi lo possiamo sbloccare. Sbloccato, raga. Lanciatore d'argento si chiama, ragazzi. Questo è 240 di danno, ricarica in 5 secondi. L'abbiamo selezionato, sì. Lo proviamo subito. Picchia, spariamo qua. Poi magari allarghiamo anche il nostro zaino così, perché qua guardate, raga. Si è già riempito, raga, in pratica. Si è già riempito. Non ci credo. Così iniziamo a fare soldi infiniti, ragazzi. All'inizio ci ho perso un po' di tempo perché si guadagna pochissimo, perché a livelli bassi si guadagna pochissimo, lo sappiamo. Però adesso, raga, adesso con pochi spari veramente ci facciamo. Guardate qua quanto valgono. Guardate come sale lo zaino. Adesso lo zaino lo ingrandiamo, compriamo un nuovo zaino. Andiamo su zaini. Non è qui, raga, no? Conviene andare al negozio di oggetti. Infatti.
Ed ora andare su zaini. Allora, noi abbiamo quello da 70k e possiamo comprare quello da 160k adesso, raga. Questo qua, infatti, lo equipaggiamo a posto. Ok, già abbiamo 160k ora, via. Si riempirà anche questo facilmente, però i soldi ora li facciamo veramente velocemente, ragazzi. Guardate quanto danno fa pure. Quanto danno fa. In pratica si è riempito già, raga. Si è riempito. Si è già riempito. Non ci credo. 160k in un attimo si riempiono, ragazzi. Cioè qua arriviamo tipo al milione, arriviamo con un in un batter d'occhio, ve lo giuro. In pratica, più spariamo con lanciatori di un determinato livello, e più i blocchetti che cadono valgono, in pratica. Guardate quanto cavolo valgono, guardate. Cioè, valgono un botto, raga, ve lo giuro. Vale la pena aspettare 4 secondi. Veramente. Questo gioco mi farà perdere ore e ore, ve lo giuro. Infatti sicuramente questo video durerà più del solito. Ripeto ancora come si chiama questo, ragazzi, simulatore Destroy It. Veramente, veramente ti fa... Ma come cacchio ha fatto a passare qua sotto senza spaccare nulla? Dicevo, ti fa perdere ore e ore. Questo non si aprirà mai, questo coso. Poi raga, è tutto da esplorare e capire, però... Qui se vuoi diventare veramente forte, ragazzi, bisogna spendere i soldi veri per diventare più forti facilmente. Però a noi non interessa, come sappiamo. Non buttate via soldi, a meno che non volete farvi un regalino. Però io, vabbè, io mi sconsiglio, sconsiglio a me stesso di non spendere soldi veri. Non dovreste farlo anche voi. Però ognuno poi decide quello che vuole. Ecco qua, ragazzi, vediamo che si sta riempiendo ancora. Si sta riempiendo subito, 160 pienissimo. E andiamo a svuotare. Minchia, siamo già arrivati. Mamma mia, guardate. Siamo già arrivati a 500k, ragazzi, 500.000 di denaro. Spacchiamo anche il canestro qua, non si sa mai. Anche qua mi piaceva spaccare tipo qua e spaccare tipo lì, così dovrebbe cadere tutto. Vediamo se lo becco. Sì, guardate. Ah, guardate qua adesso quanti punti facciamo in un secondo. Quanti blocchetti prendiamo. Poi magari più avanti, sicuramente, raga, più avanti sbloccheremo lanciatori tipo che fanno dannissimo in un secondo. Ad esempio, guardate questo player ha tipo il laser, quello che spara ogni secondo. Il problema è che non fa tanto danno. Almeno quello che ho io. Zaino completo. Andiamo a lasciare. Ragazzi, no, il gioco è fantastico. Questo gioco è fantastico, veramente, lo giuro. Lo giuro e ve lo consiglio. Poi è anche bello vedere quando vai a vendere i blocchi, salire tipo qua tutti. Vedere salire i soldi, i crediti. Qui, ragazzi, invece, guardate, c'è tipo uno scrigno gigante. Questo è anche bello da far saltare, guardate. È fighissimo. Dentro è anche pieno. Mi piace sparare gli angoli così magari crolla tutto in un secondo. Mamma mia, sono già pieno, 160k in un attimo, arriviamo al milione, ragazzi. Arriviamo al milione. Vediamo. Perché, cioè, è una cosa troppo figa vedere i soldi salire così. I denari, siamo 827.000, quindi col prossimo pieno dovremmo arrivare a superare anche il milione. Vediamo. Nel frattempo che raccogliamo, spariamo sempre. Let's go. Ragazzi, mi raccomando, comunque, se vi piace il canale, se vi piace Roblox, se vi piace i contenuti che porto su questo gioco, ragazzi, fatemelo sapere con un commento, con un commentino.
E con un like, con un pollicione in su, mi raccomando, andiamo a vedere il milione che arriva. Andiamo a vedere il milione che arriva. Attenzione, 900. What? Perché non siamo arrivati al milione? Abbiamo fatto male i conti? Avevamo fatto male i conti, ragazzi. In pratica. E forse perché 160k è la capienza, però non lo so, c'è qualche cosa che non abbiamo capito. Vediamo ora con 132, per esempio. Facciamo un calcolo veloce, ragazzi. Quindi noi abbiamo 987, quindi con 132 dovremmo arrivare all'incirca a 1.000.000, 1.000.000 e 200, penso. Quindi vediamo. No, qualcosa in meno, raga, quindi. Ah no, 1.200.000, sì, quindi non lo so, avevamo fatto i conti sbagliati prima, comunque, vabbè. Quindi, allora, dolcetti, raga, è a livello 15, non è che siamo tanto lontano, qui, tipo, se ti metti, ci mettiamo con la giusta, calma, si arriva a livello 15, come... Niente, non so se ho fatto vedere tutto. Vabbè, gli animali abbiamo fatti vedere. Lo zaino, sì, abbiamo comprato nuovi lanciatori. Ragazzi, che dire più, ragazzi? Io continuo a giocare, ragazzi, a questo gioco. Vediamo a che livello riusciamo ad arrivare e soprattutto a quanti livelli ci sono. Qua in lontananza se ne vedono tipo tantissimi. Quindi, ragazzi, mi raccomando, se volete giocare a questo gioco per l'ennesima volta, Simulatore Destroy It su Roblox. Mi raccomando, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Like, commento e iscrizione se vi piace il canale Storm Player. Ci vediamo a un prossimo video. Fate i bravi, ma non troppo. Let's go!